Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Silvia Cerilli Borrelli. Allora, il Financial Times sta dedicando grande attenzione anche a come la diplomazia internazionale si sta muovendo in questo contesto. Ma non è, torniamo, e ti voglio far commentare questo, il viaggio di Blinken, il segretario di Stato americano. Ieri abbiamo mandato in onda il suo intervento con Netanyahu, ha detto questo fatto, questo attentato di Hamas vale per Israele come se fossero 10-11 settembre in termini, in rapporto alla popolazione. Ora, vorrei che tu ce lo raccontassi anche il ruolo che sta giocando l'America. Questo è il viaggio di Blinken, vedete, è partito da Israele, dall'incontro a Gerusalemme ieri, incontrerà, molto importante, faremo un focus tra poco sul ruolo di Abu Mazen, leader laico che sta in Cisgiordania, erede di quella tradizione dell'OLP di Yasser Arafat, è stato in silenzio per le ultime 48 ore, ieri Abu Mazen ha parlato, fatto importante. Blinken poi andrà in Arabia Saudita e tornerà in Egitto. Quindi questo è quello che abbiamo chiamato il tour del Medio Oriente del segretario di Stato americano. Allora, il ruolo della diplomazia americana in questo momento, secondo la tua analisi? Allora, Davide, intanto rispetto a quello di cui parlavate fino a qualche secondo fa, vorrei anche sottolineare quello che ha detto Blinken ieri, secondo me è un messaggio fondamentale, e cioè che Israele ha diritto a difendersi, ma la differenza tra come si difende una democrazia e come agiscono i terroristi è proprio anche nel come si risponde, questo proprio per evitare che ci siano ancora centinaia e centinaia di morti civili che non possiamo accettare né da una parte né dall'altra. Dopodiché io credo che gli Stati Uniti in questo momento sono scesi in campo perché il rischio qui è che questa guerra, questo conflitto si possa trasformare in una guerra molto più vasta che coinvolge anche altre nazioni ed altre potenze in quella regione, e quindi diciamo uno scenario potenzialmente catastrofico. Sappiamo che Hamas ha dietro l'Iran, abbiamo visto che ci sono parecchi fronti, sicuramente il tentativo è quello di cercare di come dire, calmare le acque. Gli Stati Uniti ormai da anni, già dalla presidenza Trump, hanno cercato di promuovere una distensione tra Israele e i paesi arabi. Ci sono stati alcuni paesi arabi che negli ultimi anni hanno intrapreso relazioni diplomatiche che non avevano mai avuto prima con lo Stato di Israele. Questo, diciamo, era uno sforzo degli Stati Uniti che chiaramente adesso rischia di essere interrotto, probabilmente verrà interrotto, e lo scenario che ci aspetterà dopo questa guerra sarà uno scenario molto diverso rispetto a quello che abbiamo vissuto negli sì. ultimi anni, ma sicuramente adesso l'obiettivo è di non far sconfinare questa guerra e non farla tramutare in un conflitto che poi può coinvolgere altre potenze di quella regione, e lì davvero l'escalation potrebbe essere davvero drammatica e pericolosa, quindi quella adesso è la priorità.